È stata inaugurata la nuova rotatoria spartitraffico di Via Manzoni nell'intersezione tra Via Caravaggio, Via Manzoni e Corso Europa. A farsi avanti per sostenere il progetto ed effettuare i lavori è stata la ditta Baiano Marmi di Quarto, già sponsor di diverse iniziative. La rotatoria di Via Manzoni, infatti, è il primo esperimento di arredo pubblico urbano creato utilizzando uno sponsor. L'iniziativa è partita tempo fa grazie all'approvazione di un bando di concorso che ha permesso di coinvolgere il vertice dell'imprenditoria napoletana nel finanziamento del verde pubblico, dando una vera e propria svolta nell'ormai deficitaria manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano. Un progetto di recupero delle aiuole che coinvolge il privato, teso a favorire la manutenzione delle aiuole, dei parchi e dei giardini, e in questo caso anche dell'arredo pubblico. I lavori sono iniziati più di mese fa e non sono stati privi di proteste da parte dei residenti, che non erano convinti della struttura. Ma finalmente, dopo diverse modifiche, si è arrivati al completamento della rotatoria, che ha accontentato tutti. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Francesco Salerno, presidente della Commissione Manutenzione della Prima Municipalità e delegato alle sponsorizzazioni. Baiano va ringraziato perché ci dà l'opportunità di rendere definitiva questo progetto, che in realtà era provvisorio ed è stato un iter che è durato 2 anni, se possiamo dire, perché già 2 anni fa abbiamo affrontato delle difficoltà che riguardavano il regolamento delle sponsorizzazioni, che non prevedevano la pubblicità per motivi di sicurezza attorno alla rotatoria. L'abbiamo modificato, abbiamo previsto anche il fatto che uno sponsor potesse seguire direttamente i lavori, abbiamo ottenuto i pareri, diciamo, positivi del servizio traffico e viabilità. E con un ottimo progetto abbiamo di sponsorizzazione abbiamo dato vita a questa rotatoria, che molti ci hanno chiesto, in particolare il comitato di residenti capitanato da Attile Leonardo e tutti i cittadini, che appunto tranne diciamo alcuni commercianti che però insomma per motivi di sicurezza continuano a parcheggiare in doppia fila. Questa è una cosa che va monitorata. Va dato un riconoscimento anche, se posso aggiungere, alla Rotary, perché già 5 anni fa ci indicò questo metodo delle sponsorizzazioni molto all'americana per sopperire all'inefficienza pubblica. Quindi se oggi si parla di sponsorizzazioni è anche grazie al Rotary. Un riconoscimento ancora all'ingegner D'Alessio che ha fatto il progetto, alla Presidente della Municipalità e alla Commissione che ho il piacere di presiedere, la Commissione Manutenzione della Municipalità Chiaia.